Francesca Manzini si racconta in una confessione a cuore aperto, e svela la disperazione dietro il sorriso che l'amata comica ha sempre mostrato in televisione e nel suo lavoro. Francesca Manzini è una delle figure più carismatiche e poliedriche dello spettacolo italiano, nota soprattutto per la sua abilità nell'imitazione e la comicità che ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico. La sua carriera televisiva è decollata con apparizioni in programmi di grande successo, dove ha conquistato il pubblico con le sue perfette imitazioni di celebrità italiane e internazionali. Oltre alla televisione, Francesca ha esplorato anche il teatro e la radio, dimostrando una versatilità artistica che va ben oltre il solo ambito dell'intrattenimento leggero e televisivo. Nel corso degli anni, la Manzini ha saputo affrontare con coraggio e apertura le sue battaglie personali, diventando un simbolo di resilienza e rinascita, come racconta nel suo libro autobiografico, Stay Manza. La sua storia è un esempio di come le difficoltà personali possano trasformarsi in forza e ispirazione, sia per se stessi sia per gli altri. Francesca Manzini, la verità dell'intrattenitrice che ha tenuto nascosta per anni. Francesca Manzini, nota comica e imitatrice italiana, si apre completamente nel suo libro autobiografico, Stay Manza, pubblicato da Sperling Kupfer. Nelle sue pagine, Francesca non solo intrattiene con il suo consueto umorismo, ma si addentra anche in capitoli più oscuri della sua vita, affrontando tematiche dolorose e personali. Oltre ai disturbi alimentari, Francesca racconta di aver subito bullismo a scuola, delusioni familiari, in particolare dal padre, e una relazione tossica che l'ha portata sull'orlo dell'autoannientamento. Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni, racconta con dolore. Tuttavia, un cambio di rotta avviene quando, a 27 anni, viene chiamata a partecipare in televisione, momento che segna l'inizio della sua rinascita. Francesca Manzini, la battaglia contro la malattia. Il libro rivela anni di sofferenza dovuti a disturbi alimentari, scatenati da un ambiente familiare turbolento, segnato dalle continue litigate tra i genitori. A 14 anni mi sentivo come una donna di 30, sposata e separata, con due figlie. Mi sentivo mia madre, responsabile della mia famiglia e inadeguata come figlia. Così mi sono ammalata, confessa la Manzini. Questa pressione emotiva l'ha portata a una serie di disturbi alimentari, in un continuo alternarsi tra accettazione e paura del proprio corpo. Il cibo era lo sfogo, il mio modo contorto per esprimere emozioni e stati d'animo, ammette l'artista. Oggi, Francesca Manzini ha ritrovato il sorriso e l'equilibrio nella sua vita, e attraverso Stay Manza, esprime un messaggio di speranza e resilienza. Ora sorrido sempre, come Ilaria D'Amico dopo un collegamento sportivo. La base c'è. Non ho paura di ricadere perché so come comportarmi ora, afferma, sottolineando anche l'importanza dell'amore nel suo cammino di guarigione. Il libro della Manzini diventa così un potente strumento di condivisione e guarigione, mostrando come sia possibile superare le avversità e rinascere più forti di prima.